Gentili colleghi, ci troviamo a commentare un caso di sindrome di Rokitansky-Kuster-Hauser in una donna di 16 anni giunta alla nostra osservazione per amenorrea primaria. Le malformazioni uterine sono presenti nel 5% della popolazione generale femminile e in particolare le malformazioni maggiori, come nel caso in esame, sono le più rare. La sindrome di Rokitansky si classificherà quindi come una malformazione piuttosto rara e è da sospettare quando la paziente, come nel caso in esame, presenta un regolare telarca, un regolare pubarca e un'amenorrea primaria. La formazione embriologica dell'apparato genitale femminile, quando subisce delle alterazioni tra la sesta e la nonna settimana di gestazione, può dar vita a sindromi come questa, nelle quali l'utero sarà assente. All'inizio dell'esame ecografico, subito si evidenzia in regione pelvica questa massa che altro non sarà che un rene in sede ectopica. L'origine embriologica della malformazione è piuttosto precoce, quando deve essere completato anche lo sviluppo embriologico urinario, fa sì che a queste malformazioni si associno spesso malformazioni dell'apparato urinario. In questa scansione è stato visualizzato l'ovaio di destra che risulta regolare per biometria ed ecostruttura. La sindrome di Rokitansky presenta infatti un utero assente, assenti tube di Falloppio e il terzo distale della vagina, mentre gli annessi ovarici risulteranno nella norma, ragion per cui la paziente presenterà i caratteri sessuali secondari femminili, come ad esempio i genitali esterni del tutto normali. Si visualizza questa struttura, che altro non è che un rene, come abbiamo già espresso. Nel caso in esame in particolare, quando si andranno a visualizzare le logge renali, queste risulteranno essere vuote, ragion per cui si parlerà di un unico rene in sede ectopica. L'operatore più esperto sarà in grado di visualizzare entrambi gli annessi. In questo caso notiamo come è più difficile la visualizzazione dell'annesso di sinistra. L'ovaio viene visualizzato in questa scansione trasversale. Si nota una biometria regolare, così come anche una ecostruttura regolare. Una scansione successiva visualizzerà ancor meglio l'ovaio di sinistra. È importante ricordare che la sindrome di Rokitansky-Kuster-Hauser va in diagnosi differenziale con la sindrome di Morris, la cosiddetta sindrome da resistenza periferica agli androgeni, ragion per cui i caratteri sessuali secondari potranno essere anch'essi femminili, normali, con un cariotipo invece maschile XY. Ecco perché nei casi di agenesia uterina va sempre consigliata un'indagine del cariotipo e, qualora la paziente voglia avere una funzione sessuale, un approccio terapeutico che va discusso approfonditamente, in quanto l'intervento più frequentemente in uso, la tecnica di Hub-McKindle, modificata dalla scuola di Lubiana, prevede un outcome a lungo termine piuttosto indaginoso, che va quindi ben concordato con la paziente. Nelle scansioni successive si noterà come l'operatore valuta la pelvi per verificare la presenza di ulteriori masse, sono presenti a volte corni uterini rudimentari. E in queste ultime scansioni si visualizza la loggia renale destra che risulta essere disabitata e in quest'altra la loggia renale sinistra, notate la milza in alto, che risulta anch'essa essere vuota, ragion per cui potrà essere scritto nel referto che siamo di fronte ad una agenesia uterina con una vagina che invece notate in questo caso essere presente, l'immagine a binario risulta evidente, con la presenza di un rene unico in sede ectopica. Si dovrà quindi consigliare alla paziente
un'indagine del cariotipo, una conferma laparoscopica ed un'eventuale consulenza chirurgica. Grazie per l'attenzione.